Ciao a tutti, sono Alessio19870. Altro gameplay di Assassin's Creed Brotherhood. Via! Allora, devo trovare un medico. Andiamo avanti. Ferito. Devo trovare un medico. È lì il medico, in quel punto blu, anzi azzurro. Che male. Eccolo. Dai. Braccio. Sono quasi arrivato. E parliamo. Salute, mi serve una medicina. Fate vedere. Un uomo della vostra età non può guarire da una tale ferita con una medicina. Questo è per lenire il dolore. Guarirete col tempo. Grazie. Quattro dottori su cinque suggerirebbero le sanguisughe. Ho dimostrato che funzionino in questi casi. Tuttavia, posso consigliarvi tanti bravi colleghi in città. Avete bisogno d'altro? Chi ha bisogno di aiuto è il benvenuto qui. Sì. Allora, scorte mediche. Ce le ho già, perfetto. Sono sempre qui nel caso vi servisse. Allora. Allora, mi curo. E andiamo là, nella Un chiesa. uomo della mia età. Ma tanto un consiglio. Allora, mi arrampico. La schiena. Ma se sono guarito. Allora, di qua. Poi di qua. Ok. Allora, sono arrivato. Dov'è? Punto di calè. E dove cazzo è in alto? Ah, qua sopra. Ok, qui. Qualche paesaggio. Troppo bello. Ok. Mo? Mi butto. Mi butto. Che salto! Boom! Pare che uno zotico stia resistendo all'arresto. Ah. Faremo vedere noi come funzionano le cose sotto i boccia. Machiavelli può attendere. Sì. Andiamo a pedinare le guardie. Allora. Andiamo. Senza che mi becchino. E no. Questo lo so già. Ok. No, oh, no. Eccoli. Oh, no. Ok. Non li devo perdere di vista. Il primo giorno del mese maggio entrerà in vigore una nuova imposta che servirà a rinforzare le Allora, dai. Ok. Ottimo. Questo rione la chiedi.
Allora, continuare a pedinare. Oh! Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi, questo rione mi manca. Sono ancora laggiù. Opla! Niente! Ok, sono arrivato. E l'ha messo l'ammazzo! Prendi questo, tu! Ah, là dietro! Uè, voi! Venite qua, venite! Su! E uno! Ma vaffanculo! Stronzo! E due! E tre! Oh! E quattro! Prendi, anche tu! Cinquina! Oh! Tu, muori! E vai! Uccisi! Oh! Perfetto! Completato. Meglio che le date di qui, questo è troppo. Molto bene, vediamo questo punto esclamativo. Vediamo. Oh, una donna morta. Era bellissima. Non era. E chi quel porco non l'ha violata? Perché l'ha soltanto uccisa? Perché non l'ha soltanto uccisa? Persone che l'hanno vista crescere hanno applaudito quando l'ha sputata addosso. Hanno sorriso quando il suo collo. Posso capire. Come potresti? La mia Livia era innocente. Anch'io ho perduto persone care così. Infatti. Per tradimento. Il carnefice osserva dalla sua casa sul colle. Minaccia di impiccarmi se la devo. Sì. Infatti lo vado ad ammazzare quel pirla lì. E andiamo, va. Quando sei pronto, deponla. Ci penso io al carnefice. Sì. Risolvere la faccenda. Lo vado ad affrontare quel bastardo di merda. Ok, andiamo. Adesso va da lui. Sì. Assassino e carnefice. Ecco. Oh! Bel lavoro laggiù. Ho fatto di meglio. Ma la materia prima era scarsina. Prendi questo. Muori. Ah, ti ho fottuto, bastardo. Dall'alto. Requiescat in pace. Sì. Oh merda! Non così in fretta, bastardo! Ma bastardo! Bastardo sei tu! No, prendetelo presto! Oh! Vieni, vieni! Oh cazzo, aumentano! Opla! Toh! Oh! Ma va a fare un culo! Oh! Oh! Te sei proprio bastardo! Oh! Ah, vaffanculo! Guardalo!
Come le prendete, eh? Dannato, lo stiamo perdendo! No, cazzo! Prendetelo! Oh! Ma questi sono stronzi, eh? Muori, stronzo! Eliminato! Dai! Oh, merda! Merda! La tua morte sarà lunga e dolorosa! Ah sì! No, tu muori! Restati, finirà in un piccolo cerchio, amico! Non riesco a farli fuori! Fermiamolo, è troppo stretto! Là, serviamolo! Ma cazzo! Sì! Vieni! Mancato! Toh! Opla! Ma vaffanculo! Pezzo di merda! Crepa! Venite, 2 contro 1, non è leale. Vaffanculo. Ma le prendi. E vai. Stronzo. Muori, mafioso di merda. Vieni. Mancato. E mo muori. Zacchete. Oh, li ho ammazzati questi stronzi di merda. È un po' poco da c'è. Ok, andiamo avanti con quel punto esclamativo. Ok, di qua. Oppla, oh! Attenzione, allora, di qua. E che cazzo? Non so se cerchi qualcosa del soggetto 16, ma l'ultima volta l'occhio dell'aquila è tornato utile. Opla, di qua. Opla, ok. Oppla! Oh. Ah cazzo! Allora, in fondo lì. Oh! Occhio qua! Ok, ma che cazzo! Lì non scende, non là. I proprietari possono chiedere un indennizzo al notaio del cardinale. Oh. Allora, di qua. No, è sopra. Che cazzo. Allora, dov'è? Eccolo lì. Di qua, eccolo. Machiavelli. Ezio, che sorpresa vederti qui. Credevo mi avessi mandato a chiamare. Mai. La notizia dell'attacco alla villa si è sparsa per la città. Eravamo certi che fossi morto. No. Non direi. Sono ancora abbastanza vivo. Sì. I Borgia non devono sapere che gli sei sfuggito. Ok. E facciamolo. Seguimi. Cerca di non attirare attenzioni indesiderate. L'ho mai fatto? Allora. Vieni a acquistare qualche utile strumento. Non sopravviverai a lungo a Roma senza. Sì. Ho la mia lama. È una mia impressione. E le guardie hanno armi da fuoco. Grazie ai Borgia. Oh, cazzo. Per fortuna posso aiutarti. E come?
Grazie. Visto che mi sei debitore, forse ascolterai delle parole assennate. Non appena ne sentirò, te lo farò sapere. Sì. Inoltre, eseguiamo riparazioni e modifiche di accessori, finestre e serratore. Allora, spallacci e lo stiletto. Oh, ripara, no. Allora, spacci domani. Sì. E stiletto. Ecco qua. No. No, basta così per ora. Prego, andate presto. Siete davvero fastidiosi. Bene. Ora puoi riuscire a tornare sano e salvo a Firenze. Potrei. Ma non sono diretto a Firenze. Ci sarà pace finché non ci solleveremo contro l'intera Francoforte e i Templari al suo servizio. Oh, cavolo. Eri così determinato in molte regioni. Come potevo sapere che mi avrebbero trovato così presto? E che avrebbero ucciso Mario. Rodrigo si circonda di serfi e sicari. Persino sua figlia Lucrezia è diventata una delle sue armi più letali. Ma anche ella non vale nulla al confronto di colui che sta dietro all'attacco alla vita. È ambizioso, spietato e crudele oltre ogni immaginazione. Per lui le leggi degli uomini non contano nulla. Ha assassinato il suo stesso fratello per sete di potere. Non teme né il pericolo né la fatica. Chi non cade trafitto dalla sua spada fa di tutto per unirsi ai suoi ranghi. Le potenti famiglie degli Orsini e dei Colonna si sono inginocchiate ai suoi piedi e il re di Francia è suo alleato. Dimmi il suo nome. Cesare Borgia, capo dell'esercito papale. Come intende esercitare il suo potere? Che cosa lo spinge? Ancora non lo so. Cavolo. Ma, Ezio, Cesare ha posato gli occhi sull'intera penisola. E se continua così, sarà sua. E ammirazione quella che sento nelle tue parole. Ecco. Chi sa come ottenere i risultati. Una virtù rara al giorno d'oggi. Pensavo che ce la sarebbe stata. Che novità. Continuiamo a seguirlo, vediamo un po' dove mi porta. Oh. Non ci conviene andare a cavallo. Roma è assai vasta. Il susseguirsi delle conquiste di Cesare in Romagna e l'aumentare dell'influenza dei Borgia. Le zone migliori della città sono passate in mano. Non possiamo dare le scuderie. Oh merda. Adesso la volontà dei Borgia è legge. Stai insinuando qualcosa, Ezio? Non fare il finto tonto, Machiavelli. Hai qualche piano in mente? Sto improvvisando. Sì. Uccidi il capitano dei Borgia. È là in fondo. Dove sei? Dove sei? Oh cazzo! Aspetta! M'hanno beccato! Si stronzi! Ecco, prendetelo! Oh oh! Nessuna pietra! Che parte! Ah, non mi vede! Che stronzo! Oh! Diavolo, è troppo stretto! Oh! Toh! Prendi! Ah, l'ha ammazzato! Che pirla! Tom! E vai, muori! Tacchete! Ammazzato! Allora, devo scendere. Eccolo! Prendi questo! Ma che... Oh! Facciamoli vedere! Muori, stronzo! Facciamoli vedere cosa significa essere un nemico dei... Vieni qua! Ah! Sì! Oppla! Basta, uomini! Non ci
Uccidiamolo! Facciamogli vedere cosa. Cambiare arma. Oh! Muori! Facciamogli pesare, Hopper! Facciamogli vedere cosa significa essere un nemico! Oppla! Forza, uomini! Vieni! Prendi questo, a calci! Sì, è morto! Troppo... Ok! Torniamo indietro. Ok. Solo perché hai ucciso qualche guardia, non ti accoglieranno a braccia aperte alla scuderia. Hai ragione. Dobbiamo lanciare un segnale. Aspetta qui. E lanciamo un segnale. Incendio la torre di Borgia. Allora, non è qua sopra. Allora, andiamo. E che cazzo. Allora, di qua, ecco. Perfetto. Incendiamo la torre. Va a fuoco. Boom. Lui se ne va. Quanto pare adesso possiamo acquistare la scuderia. Sì. Dopo di te. Dopo di te. Ok. Desidera manifestare un caloroso. Restavo la scuderia. L'onnipotente ne sarà al grado. Sì. Sì, facciamolo. Ok. Fatto. Accompagna Machiavelli al Campidoglio. Sì. E facciamolo, va. Prendiamo il cavallo. Eccolo. È arrivato. Monta. E che cazzo. Ok, dov'è? Eccolo là. Insomma. A seguito dell'incendio della settimana scorsa. Ok, di qua. Lo seguiamo. Allora, devo continuare a seguirlo. Maestro nell'aprire ferite, lo sai anche farle rimarginare? Io intendo curare la malattia, non i suoi sintomi. Non celarti dietro le parole. Bene, allora parliamo apertamente. La morte di Rodrigo Borgia non avrebbe risolto nulla. Ecco. Sento di dovermi sentire. Guarda la città, il fulcro del potere di Borgia e dei templari. Uccidere un solo uomo non cambierà nulla. Dobbiamo estirpare la polvere del loro. Mi stai suggerendo di fare appello al popolo? Forse. Affidarsi al popolo è come costruire sulla sabbia. Inganno. La fede va, bianco nero. Il cuore della nostra confraternita. Deve essere un tuo adepto quello. Sì. Ma recupera ciò che ti ha rubato. Dov'è? Muova a chiappare col pirla. Dove sei? Dove vai? Ridammi il mio denaro! Ladro! Di merda! Dove sei? Dove va? Torna qui! Hai messo più veloce! Oh, sì! Oh! T'ho acchiappato! Sparisci prima che mi penta di averti risparmiato la vita. Ok. Quindi prossimo punto esclamativo là in fondo.
Ok, quindi vediamo un po'. Allora, facciamo qua, dai. Ok, quindi vi dico che finisce qui il gameplay di Assassin's Creed Brotherhood. Quindi un ciao da Alessio 19870 al prossimo gameplay.